Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siamo al punto. E dice Travaglio, ma se qua addirittura il leader del secondo partito della maggioranza può fare come gli pare e il Presidente del Consiglio non se ne accorge, se non se ne accorge in ritardo, il problema non è politico, non è che c'è una maggioranza che ormai, come dice lui, il problema è nel manico, una maggioranza che ormai non è più compatta come lo era stato nel momento in cui bisognava uscire dalla pandemia. No, scusa però, sì, d'accordo, questa maggioranza non è compatta dal 2018 in poi, non è che i due governi precedenti a quello di Draghi, i due governi Conte, siano stati questo monolite così concorde e compatto qualunque cosa si facesse o si dovesse fare. Gli scontri, anche aspri, su tutta la strategia di contenimento del Covid, anche all'interno della maggioranza, sono stati devastanti, altro che storie. Ma è normale, in qualche misura fisiologico che sia così, perché abbiamo affrontato una fase drammatica, difficile, e quindi le posizioni erano anche differenti da questo punto di vista. Però non è che veniamo dalle verdi vallate della concordia nazionale al caos sulla guerra innescata da un primo ministro che non controlla. Aggiungo anche un altro elemento, prima di parlare del sistema politico nel suo complesso. Un conto è chiamare un ambasciatore per dirgli cercate di fare la pace. Tutt'altro conto è organizzare un viaggio, presentarsi con un piano di pace all'ambasciatore stesso, Razov, con un sensale uscito non si sa da dove, questo Kissinger di Fratta Minore, capuano, che assiste Salvini in questa trattativa, e ottenere in cambio, lo racconta lo stesso Capuano, dall'ambasciatore un applauso totale, l'ambasciatore russo, che gli dice bravo, tosto e forte questo piano. È evidente che non stiamo dentro un sistema normale, fisiologico, nel quale ciascuno tesse le proprie reti per cercare di fare la pace. C'è uno slabbramento totale. Dopodiché la maggioranza è un problema, lo sappiamo, lo stiamo vedendo. È una maggioranza che se non ci fosse la guerra, per come la vedo io, sarebbe probabilmente già saltata. Non può saltare perché c'è la guerra. Aggiungo, è anche un bene che sia così, perché se saltasse adesso la maggioranza, io non so come ci ritroveremmo di qui ai prossimi due mesi. Dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della condizione materiale del paese. Allora, Marco Travaglio, è una condizione delle maggioranze che...